Amici di Telegolfo, benvenuti nella cornice del campo dell'Insieme Ausonia, il comunale di Ausonia che ospita oggi Insieme Ausonia contro Casal Barriera. Un Ausonia rivoluzionato sia in panca che in campo nella Edition Gioia 2, il ritorno potremmo definirlo così, ma un Ausonia voglioso di riprendersi i punti che potrebbero riportarla nelle parti alte della classifica, lasciate dopo la caduta libera delle ultime settimane. Le immagini sono dall'esterna 2 di Telegolfo, chi vi parla è Giuseppe Capuano, guidata da Tiziana Palombi, la nostra ripresa, squadre già in campo. Allora andiamo a conoscere i protagonisti. Il Casal Barriera si presenta con numero 1 Nicola Barlone, 2 Viola, 3 Miccio, 4 Ciampini, 5 Apostoli, 6 Misano, 7 Faccioli, 8 Costantini, 9 Colapietro, 10 Melone, 11 Rocchi, il mister e Pandolfi. Insieme a Ausonia con Scogliamiglio tra i pali, esordio dal primo minuto di Quirino, 2 Quirino, 3 Senzio, 4 Badu, 5 Lamanna, 6 Pirolozzi, 7 Emma, 8 Di Vito, 9 Di Palma, 10 Gioia, 11 Baglione. Questi gli uomini in campo agli ordini di Roberto Gioia. Nelle panchine andiamo a completare il quadro per l'Ausonia: Cambone, Pirolozzi, Emanuele, Cassini, Mallozzi, Mariniello, Rado e Pascarella. Dall'altra parte Ciurlini, Valentini, Morazzi, Alessandrelli, Poliziani, Narciso, Galasso e Zanzucchi. Arbitro della gara il signor Leonardo Di Mario di Ciampino, assistito da Daniele Rienzi di Tivoli e Ivano Martelluzzi. Pronto, fascia di capitano sul braccio di Luigi Gioia, torna anche lui dal primo minuto in questo Insieme Ausonia rivoluzionato, e poi andremo a scoprire nel corso della cronaca perché i nuovi arrivi praticamente sono tutti in campo, si attende solo l'ok del direttore di gara. Parte ora la gara. Ausonia che attacca dalla sinistra verso destra in maglia blu quest'oggi, visto che il Casal Barriera si è presentato in completo giallo. Cambiata anche la linea difensiva dell'Insieme Ausonia, oggi rientra dal primo minuto Lamanna a guidare la difesa, un Lamanna che non è al 100% ma che comunque ha risposto presente alla chiamata di mister Gioia. Roberto Gioia che è tornato sostituendo Alessandro Rosolino già nella scorsa partita, quella sul campo del Pomezia, esordisce tra parentesi oggi sul campo di casa. Calcio di punizione rinviato da Badu, l'esordio anche per Di Pietro e Emma, oltre a Cambone che va in panca. Pallone lanciato in avanti, sfera che rimane lì, c'è il tocco e pallone fuori da parte di Quirino. Sorti anche per Quirino oggi in campo, l'avevamo già accennato, portato in panchina più volte nel corso di questa stagione, ha trovato il campo in questa giornata. Pallone giocato nella propria tre quarti dall'Insieme Ausonia, va Pirolozzi, il lancio in avanti a servire Emma che tocca il suo primo pallone dell'avventura sul campo dell'Ausonia. Ex Savoia Emma, esperienze però sul campo di Itri e Gaeta, un esterno di fascia che può dare imprevedibilità all'attacco, un grande acquisto potremmo definirlo così per la squadra del presidente Anelli, mentre in attacco la punta la sta facendo Di Pietro in questo frangente. Anche se c'è Mario Marinello in panca, non c'è Leccese oggi in tribuna, non c'è Natoni squalificato e Cocker anch'egli squalificato, ovviamente oltre agli assenti di lungo corso. Pallone giocato per il numero 4 Ciampini, in avanti l'appoggio sul numero 11 Rocchi. Rocchi, buono lo scambio con il numero 9 Colapietro. Sfera lanciata in avanti dove Viola può solo accompagnare il pallone verso l'esterno del campo e provvedere alla rimessa in gioco già effettuata in questo momento. Pallone toccata con la Pietro, tentativo di triangolo largo e in anticipo Lamanna, secco, pulisce il pallone, Lamanna può lanciarlo in avanti, smorzato però il suo pallone termina fuori per la rimessa che sarà di Vittorio Senzio.
Pirozzi sulla stessa fascia di Sensio, sfera che resta lì, pallone fuori, già rimesso, è rimasto a terra un giocatore del Casalbarriera, poi l'appoggia fuori Badu, arriva anche il direttore di gara a sincerarsi delle condizioni del giocatore rimasto a terra. Restituisce il pallone con la Pietro, 3 minuti già di gioco, sale l'Ausonia con Pirolozzi, il lancio in avanti, la stoppa Gioia per tentare il rientro nel dribbling, tutto chiuso, Miccio fa buona guardia però mette in fallo laterale lasciando in zona la squadra di Insieme, il tocco su Di Vito, cross di Di Vito, nulla da fare per l'ex Cassino, poi Gioia anticipa Badu, secco, pallone verso il numero 11, Baglione, allarga per Emma, Emma tentativo di dribbling, entra in aria il cross che non arriva alla chiusura da parte del Casalbarriera, c'è comunque corner per Emma, Badu era pronto a calciare la bomba verso la porta, difesa da Barlone, purtroppo Gioia ha chiuso quasi da stopper in questo caso, pallone giocato verso Baglione, scivola Baglione, ceppica sul pallone, tocca con un braccio, nulla a fare, palla che ritorna in possesso della squadra ospite, pallone che sarà giocato da Barlone addirittura, va Barlone in rinvio lunghissimo, spiove in zona la manna che non riesce ad anticipare il diretto avversario, cade a terra con la Pietro, poi Pirolozzi può giocare il pallone con calma verso Quirino, posizione di esterno con l'avanzamento di Di Vito che oggi praticamente funge da centrocampista, va Di Vito, può macinare metri, si sovrappone Gioia, il pallone però è verso Emma, lo stop di Emma, c'è la sovrapposizione di Baglione, Emma si prende il tiro, la parata da parte del portiere, sfera che resta lì, poi pallone messo a lato, nulla da fare, ma bello il tiro di Emma che ha scaldato i guanti a Barlone, buona anche la risposta a freddo da parte del portiere, e Di Vito praticamente funge da centrocampista interno in un triangolo composto da Bado e Baglione, mentre il trio d'attacco è composto da Di Pietro, perno centrale, Emma e Gioia come esterni, è una Sonia che ha salutato Sasà Caiazzo nella scorsa settimana, per lui c'è stato anche l'esordio con gol della nuova squadra, ci sono alcuni giocatori in partenza, altri in arrivo, purtroppo il mercato di dicembre è questa, è la realtà di tutti i campionati, di tutte le squadre, ci sono giocatori che arrivano, giocatori che vanno via, perché no, ci sono anche occasioni per poter cambiare obiettivi o posizioni. Scognamiglio sicuramente è una Sonia che è cambiato tantissimo da quello visto nell'ultima partita casalinga, anche nello schema vorremmo definirlo così, pallone messo giù e c'è il fallo da parte di Vito, buona la giocata comunque di Rocchi, classe 94 Rocchi, mentre la fascia di capitano è assegnata a Miccio, classe 93, pallone giocato verso Costantini, Rocchi, Quirino chiude il varco, non c'è passaggio, deve arretrare il punto di battuta Pirolozzi, fiscale il signor Di Mario nel posizionare la battuta di questo calcio di punizione, viene a prendersi il pallone dietro Di Vito, in avanti non c'è fuorigioco al momento, però chiuso il Casalbarriera, riesce ad anticipare, sfera che torna praticamente al mandante con Pirolozzi che può gestirla, il lancio in profondità, cerca Emma, vediamo se riesce a tenere il pallone in campo, elegante nello stop, mette giù la sfera, prova a puntare il numero 2 Viola, va Emma a rientrare, addirittura si forma una gabbia di 3, messo giù, rimane a terra Emma, mette il pallone fuori il Casalbarriera, preso una botta, restituirà sicuramente il pallone Sensio,
mentre praticamente ha uno stop and go volante Rocky per mettere il nastro isolante ai palastinchi. Cosa bella è che praticamente il nastro isolante è in giro per il campo. Pallone che sarà giocata da casa al barriera. Sfera che arriva in possesso di Vito, il passaggio in avanti a cercare Gioia con la maglia numero 10 oggi, Badu. Pallone in avanti a cercare Emma, molto cercato in questi frangenti Jeremy Emma, l'ex Savoia, arrivato in settimana insieme a Di Pietro e a Cambone. Siamo stati i primi ad annunciare il loro arrivo. Quirino, passaggio verso Badu. Badu poi perde il controllo della sfera, può partire con la Pietro da profondità, si è lanciato in avanti Faccioli. Vediamo se riesce a tenere il pallone giocabile, lo chiude Sensio, rimessa che sarà per l'insieme Osonia. Va Sensio a cercare Di Pietro, suo il compito quest'oggi di tenere avanti la squadra. Vista l'assenza di Mariniello là in panchina. Pallone lanciato in avanti, anticipato Badu. Rocchi chiude Quirino, però il pallone viene alimentato. Forse è un fuorigioco, non concesso al direttore di gara. Si continua, allora Gioia può portare palla avanti. Chiuso dal ritorno di Ciampini. Senza fallo, pulito il tocco di Ciampini, che poi permette ai suoi di poter recuperare metri. Pirolozzi dovrà calciarla, un Casalbarriera che fa pressing a tutto campo. Allora pallone verso Gioia, lo stop di petto, mette giù la sfera, prova a puntare Micci. Miccio si involano i due, il cross di Gioia, c'è cioè la seconda chiusura da parte di Misano. Sfera fuori e rimessa laterale da battere per Quirino. La Gioia su Gioia, passaggio di ritorno, Quirino potrebbe crossare, vediamo se parte il pallone, preferisce giocare la stretta con Gioia. Si va a allargare il gioco con Badu, Badu però è chiuso praticamente, quasi in 6, dietro la linea del, in 6, in 8, dietro la linea del pallone i giocatori del Casalbarriera in questo frangente. Badu, Di Vito, appoggiano indietro per Pirolozzi che praticamente ha preso quasi la posizione di esterno in questo frangente. Lancia a cercare Emma, preso in controtempo, allora prova a distendersi il Casalbarriera, ma c'è l'entrata fallosa di Senso che stoppa la partenza di Faccioli, ma in modo non autorizzato, e quindi fallo e pallone messo giù dal Casalbarriera. Aces Casalbarriera. Il lancio in avanti, non riesce ad anticipare la manna, praticamente il pallone arriva comodo a Scognamiglio. Classe 98 l'ha già giocata con il pallone che è arrivato a Badu, verticalizza verso Gioia, la girata al volo per Quirino, in qualche modo tiene il pallone Quirino, poi Badu all'indietro per Pirolozzi. Quirino, anzi Di Vito, Di Vito messo giù, resiste, poi c'è il fallo a favore del Casalbarriera. Da terra commesso fallo Di Vito. Calcio punizione che sarà battuto da Rocchi quando siamo all'undicesimo, 0-0, ma poche le occasioni. Rocchi addirittura a puntare verso la porta, scivola, ma il pallone arriva a scialbo sul fondo senza impensierire Scognamiglio. La manna, pallone messo fuori. È stato uno di quei giocatori che è mancato a questo inizio stagione alla Osonia. La manna che ha visto praticamente pochissimo il campo all'inizio della stagione per via di un infortunio. Rientra titolare alla quindicesima. E ha giocato degli scampoli di partita comunque già intorno alla dodicesima. Scognamiglio qui si complica un po' la vita, riesce a rilanciare in avanti. Gioia non interviene, Di Pietro a caccia la sfera. C'è la rimessa a favore del Casalbarriera.
pallone lanciato in avanti e chiuso dall'insieme a Sonia, che può tranquillamente gestire con Pirolozzi, uno dei migliori centrali fino a questo momento del campionato di eccellenza. Lo fare comunque scelte dolorose e gioia, mettendo in panchina Cassini, che si era ben districato fin qui. Emma, colpo, non riesce a far passare il pallone. Senzio in ripiego, riesce a ritornare poi Emma per Batu, lancio in avanti, era in controtempo Gioia che stava ripiegando. Allora tranquillamente Barlone può prendersi il pallone e gestirlo. Il rilancio in avanti, il tocco di Pirolozzi, Emma di testa prolunga ottimamente per Baglione, pallone messo fuori dal ritorno di Melone, il numero 10, classe 99. Uno dei giocatori più giovani insieme a Pascarella e Aquirino in campo. Pallone proprio verso Quirino, passaggio per Di Vito, Gioia, c'è Quirino in sovrapposizione, Gioia preferisce ripiegare, allora all'indietro verso Pirolozzi, che è il regista difensivo praticamente di questa squadra, poi il Bonucci, potremmo definirlo così, di questo insieme a Osonia, anticipato Emma, Batu, forse con un braccio, lascia continuare il direttore di gara, ha perso però il contatto con il pallone, il lancio in avanti a cercare Colapietro, è rimasto un giocatore a terra della Casal Barriera. Abbiamo visto tocchi però, e anche il direttore di gara ha visto nulla, è rimasto a terra il numero 8 Costantini, guardatore da Tiziana Palombi, sembra per non aver avuto danni ingenti, quindi si può rialzare. Viene autorizzato adesso allora lo staff medico del Casal Barriera a raggiungere Costantini. Primo quarto d'ora che passa agli archivi, 0-0 il risultato, nessuna azione pericolosa da mettere al referto. C'è un buon numero di tifosi del Casal Barriera giunti fino al campo dell'insieme a Osonia. Si fanno sentire con cori e tamburi. Casal Barriera che in classifica è risalito tantissimo, un po' attardata inizio stagione la squadra oggi in maglia gialla, poi dopodiché ha cominciato a inanellare un bel po' di risultati che le hanno fatto da treno, portandola nella parte media della classifica, comunque fuori dalla zona playout. Di Pietro non riesce a intervenire su questo pallone, il lancio in avanti di testa Pirolozzi, ancora un pallone verso Rocchi, prova a alimentare l'azione Ciampini, sfera fuori, messa battuta da Rocchi, pallone resta lì, non riesce a intervenire Quirino, Rocchi prova a portarsi sul vertice dell'aria, Rocchi, cross in mezzo, Scognamiglio lascia tranquillamente passare il pallone che addirittura sembra voler uscire in fallo laterale, poi lo salva Senzio, ma sarebbe stato in fallo laterale, Scognamiglio chiamata a rinvio e qui Senzio non fa una cosa buona, a questo punto ti accontentavi della rimessa e allontanavi gli attaccanti ospiti. Pallone che ripartirà allora con la rimessa del Casal Barriera. Batu di petto per Baglione, Emma, tutto chiuso, non riesce a passare, poi ancora Batu, va il numero 4, il ghanese si perde il pallone, praticamente un pallone che non trova proprietari, finisce fuori, rimessa che sarà per Vittorio Senzio, la gioca su Batu, poi l'indietro per la manna, larga per Pirolozzi.
la Manna classe 85, il giocatore più esperto in campo, dove lui solo Gioia 89, gli altri sono tutti dal 90 in poi. Anzi no, c'è Mariniello classe 82, ma praticamente gli altri sono tutti dal 90 in poi, anzi potremmo quasi azzardare un 92 in poi, no, 91 in poi per gli avanti dei numeri. Comodo il pallone per Barlone, 18° minuto, andrà di rinvio Barlone, pallone altissimo che spiove sulla tre quarti, la Manna esce bene, Di Pietro, bello il colpo di tacco a servire Emma, pallone che torna però al numero 9, sfera fuori. Allora che sarà giocato da Emma verso Sensio, mette in movimento la Manna, poi si va sempre per Pirolozzi, Pirino, bello il dribbling secco, saluta Rocchi, pallone messo in mezzo di Pietro verso Baglione, si gira a cercare Emma, è libero, potrebbe calciare, esce il portiere, il pallone fuori, azione pericolosa dell'insieme Osonia con Emma che mette di poco al lato. Rimessa allora che sarà da parte di Barlone, prima azione pericolosa insieme a Sonia, arrivata al 19°. Sensio non riesce a tenere il pallone giocabile, allora consegna la rimessa a Casalbarriera, deve ripiegare adesso la squadra di casa. Pallone in mezzo, Pirolozzi spazza in avanti, Gioia anticipato in qualche modo da Capitan Miccio, alimenta per Rocchi, arriva su di lui Pirolozzi, si prende il pallone di Pirolozzi, dribbling secco, bello la giocata di Pirolozzi, può ripartire palla a piede, lancia in avanti a cercare Emma che ha tagliato tutto il campo da questa parte, non c'è fuori gioco, Emma guarda in mezzo, il pallone verso Di Pietro, lo stop, non calcia al volo Di Pietro, si mangia un'occasione in questo caso, lì ci voleva una bella botta, palla a porta o portiere nel caso, ma non puoi stoppare lì il pallone, lì devi calciarlo di prima intenzione. Altra azione pericolosa, e ancora una volta c'è la firma di Jeremy Emma che vuole mettersi in evidenza come nuovo acquisto di questo insieme a Osonia. Quirino, buona la sua giocata, va Quirino in avanti, non riesce a completare il passaggio verso Gioia, Miccio, Badu, la stoppa lui con la Pietro, anticipato secco, Badu si ferma, ancora un dribbling, poi il tuo pallone giocando dall'indietro, Badu non filtra il suo pallone, ancora lui a dare il tuo pallone, poi il disimpegno verso Pirolozzi, diamo la calma Pirolozzi, la gioca con la Manna, Baglione ancora per la Manna in avanti a cercare Emma, anticipato secco questa volta, poi il pallone per il numero 10 Melone, va Melone a impostare per i suoi, lancio in avanti a cercare Rocchi, scogna Miglio di piede, lo stop di Vito, scivola Badu, allora si presenta, palla a piede Ciampini, passaggio a cercare Rocchi, Rocchi punta Quirino, arriva anche Pirolozzi, c'è la parata da parte di Scogna Miglio, prima azione pericolosa anche della squadra d'ospite del Casalbarriera. Corner primo della giornata, potremmo dire così, per il Casalbarriera. Pallone teso in mezzo di testa e qui soffre l'insieme a Osonia, ancora su un'azione da palla da fermo, sarà un po' il cruccio dell'Osonia in queste partite, le azioni da palla da fermo. Anche in questo calcio d'angolo ha rischiato la squadra di Gioia, qui Di Vito non riesce ad andare via, commette fallo, nulla da fare per il numero 8 quest'oggi di mister Gioia, lui che di solito indossa la 2,
Intanto un pallone che arriva verso Scognamiglio. Non corre rischi il portiere dell'Insieme Ausonia. Insieme Ausonia che ieri si è concesso il lusso di vincere il derby, tra virgolette, contro il Formia 3-0 nel campionato juniores. Uno dei marcatori è lì in panchina con Mister Gioia, proprio Mallozzi. Ma erano tanti i giocatori di questa squadra convocati con la juniores. C'era Cocker, indisponibile per squalifica in questo campionato, c'era Mallozzi, anche Scognamiglio convocato. Tanto il pallone giocato da Pirolozzi che non riesce a mettere fuori, poi ritorna, rinviene sul pallone, concludendo il discorso. 3-0 che riapre il campionato, il Formia era capolista, adesso l'Ausonia è meno 3 dalla prima in classifica e praticamente può dare una sterzata a questo campionato. Pallone in attacco del Casalbarriera, non riesce a intervenire con la Pietro che frana in aria, ma commesso prima lui fallo. Quindi palla ferma e ripartenza che sarà per la squadra di casa in maglia blu. Pirolozzi lancia in avanti la manna, si chiude tutto, non filtra il pallone, poi ritorna a Baglione. Baglione compie un bel po' di metri, palla a piede, passaggio verso Emma che non si conclude, mancato praticamente l'ultimo scatto al centrocampista di Gioia. Badu riesce a intervenire su questo pallone, poi frana, c'è il fallo ai suoi danni da parte del numero 2 Viola. Squadra ospite che ha il portiere giovanissimo, ma il numero 10 classe 99 e il numero 5 98, tanto di Vito. Si prende il pallone, allarga per Gioia contro Miccio, il duello, tocca per un attimo il pallone Miccio. Sfera che finisce in tribuna. Il controllo di Pirolozzi. La manna. Senzio per Baglione, interno di centrocampo quest'oggi, nella posizione, diciamo, di Leccese. Ausonia che gioca con un centrocampo a tre. Leccese dovrebbe essere al posto di Vito, se proprio volemmo essere fiscali e puristi della tattica. La manna per Pirolozzi, non un controllo felice, però riesce in qualche modo a disticare la matassa. Era arrivato anche Bado da manforte. Baglione lancia in avanti di Pietro, lo stop ancora dietro per Baglione che cambia letteralmente gioco verso Miccio, quindi in anticipo da Rocchi, poi c'è Di Vito in supporto. Di Vito, il cross a cercare Emma, preso in contropiede, vediamo se riesce a toccare, c'è angolo però, ultimo tocco del difensore del Casalbarriera. E allora ancora un corner sul lato di Jeremy Emma, pallone che sarà lanciato in mezzo, sale la manna, sale Pirolozzi. Non sogna che da calci d'angolo e palloni fermi ha fatto una partita vincendo 4-0. Pallone in mezzo, palla messa fuori però l'anticipo del Casalbarriera a chiudere sul primo palo dove c'era Di Pietro. Di Pietro che era stato presentato come centrocampista, ma in realtà oggi gioca con la numero 9. Emma all'indietro, cercare Senzio, il tiro a volo di Senzio, un po' velletario ma buona l'idea. Palla al lato, 27esimo, siamo alle soglie della mezz'ora. Barlone il suo rilancio, la manna appoggia verso l'esterno del campo, non ci arriva Baglione, commette fallo, non si alzano i cartellini, rimasta a terra però con la Pietro. Calcio e punizione per il Casalbarriera,
ne ha due in zona Quirino, dovrebbe ripiegare Di Vito probabilmente, anche perché potrebbe essere in affanno contro il doppio giocatore là davanti, però pallone che arriva comodo in zona Pirolozzi. Di Vito riesce a prolungare, termina in casa della barriera che alimenta l'azione, Miccio la rovescia, scivola Quirino, arriva Pirolozzi a chiudere, sceglie bene il tempo, pallone verso Badu, lancio per Baglione, c'era Di Pietro avanti che si era allungato già, Di Vito in mezzo a tre uomini, un Casalbarriera che fa densità, e qui c'è il fallo da parte di Di Vito, nulla a fare per Benedetto Di Vito, ex Cassino, in questo caso non ha disimpegnato il pallone, chiamato a svolgere un ruolo per il momento sembra non suo da Roberto Gioia, lì che è un esterno. Ma il gioco degli under ti porta a dover scegliere determinate situazioni per alimentare certi equilibri. Di Palma, classe 95, l'abbiamo chiamato fin qui Di Pietro, ce ne scusiamo con lui, Di Palma. Pallone di Rocchi, primo palo, Scognamiglia interviene, voleva il fuorigioco insieme a Sonia, l'arbitro non ha concesso nulla, non si è alzata la bandierina, Baglione, ma Baglione lancia in avanti, Di Palma non riesce a intervenire, spinto forse da un avversario, pallone giocato da Casalbarriera, Di Palma arrivato dalla Sarnese in settimana. E qui si alza l'ammonizione per Colapietro. Quando siamo al trentesimo, ammonito Colapietro. Primo ammonito di questa gara. Pallone che dovrà ripartire per l'insieme a Osonia. Va con il sinistro Pirolozzi di testa Sensio, alimenta per Emma. Va Emma. Pallone messo in mezzo, Miccio, poi Di Vito. Lotta su questo pallone due volte, riesce a rinvenire la buon difensore. Qual è? Poi la sfera rilanciata, qui in affanno sulla corsia di destra insieme a Sonia, con Quirino che si era steso in avanti, Rocchi può percorrere tutta la fascia, prova a rientrare, lo fronteggia Pirolozzi che è dovuto uscire dalla linea difensiva, lancio a cercare Miccio, Quirino alza il compasso, non c'è fallo secondo il direttore di gara, può ripartire Pirolozzi in mezzo a due uomini, però non gli è toccato, non c'è fallo però. Azione ancora alimentata dal numero 8 Costantini, cross in mezzo, Sensio la stoppa, poi la manna, spazza e libera l'aria, Ausonio in affanno in questo frangente, Badu prova a riportare il pallone in avanti, Rocchi che si è centrato, prova a prendere il largo, dribbling di troppo, interviene la manna, Gioia su Miccio, messo giù, l'arbitro blocca tutto, ha visto un fallo. Trentaduesimo alle porte, a terra un giocatore del Casalbarriera. Sta Pirolozzi a giocare il pallone, partita abbastanza lenta, ma gioca per la manna, poi Baglione per Badu. Badu l'appoggia verso Quirino, il passaggio di ritorno, Badu, tanta densità ma nella propria tre quarti per l'Osonia al momento, poi il lancio in avanti che spesso però, si perde per falli o per ritorno dei difensori a Casalbarriera. Allora, ripartire la squadra ospite.
addirittura arriva il portiere a battere il calcio di punizione, si è fatto il 33esimo praticamente. Pallone il rinvio, Pirolozzi di testa stacca, poi Gioia anticipa l'avversario e qui l'arbitro chiama fallo, anche se Gioia sembrava essere in vantaggio. Chiede scusa il capitano dell'Insieme Ausonia per il fallo decretato dal direttore di gara. Calcio di punizione ancora per il Casalbarina da tre quarti. Sul punto di battuta ci sono Misano, sarà lui a battere, va Misano, conclusione di potenza, impatta sulla barriera, poteva calciare anche Costantini. Qui c'è il fallo di Baglione, qui arriverà il cartellino giallo per Baglione. 34esimo, si alza il giallo ai danni di Baglione. Due li ammoniti, Baglione e Colapietro, tutti nell'arco del trentesimo al momento. Rocchi sembra lui voler calciare, ovviamente un cross a rientrare sul secondo palo. Barocchi. Si sistema il pallone, ritarda ancora il calcio di punizione, ma l'arbitro ha qualcosa da dire a Quirino e il duo composto da Melone e Miccio. Barocchi, pallone a spiovere, Pirolozzi più lesto di tutti a trovare la traiettoria del pallone, di testa Emma, lascia lì il pallone, forse un fallo, infatti l'arbitro ha visto il fallo, pallone allontanato da Casalbarriera. Caso di battuta destra da Ausonia, sarebbe stato un contropiede con i fiocchi. Batterla allora a Scognamiglio, pallone a cercare Emma, controllo di Emma, pallone calciato verso Di Palma, lo stop di Palma, il tiro, pallone alto, altra occasione pericolosa di Palma che però se l'è costruita con questo stop a seguire. Intanto l'arbitro ha qualcosa da dire a un difensore della squadra ospite. Ancora un calcio di d'angolo e ancora una volta Jeremy Emma cercare il pallone in mezzo, ci sono i saltatori dell'Insieme Ausonia. Primo palo, lontana con la Pietro, pallone che arriva comodo per Senzio, cerca il tiro, stende letteralmente il numero 7 Faccioli, botta pieno petto da distanza ravvicinata. Rimasto a terra Faccioli, viene aiutato a rialzarsi e allargare il torace. Raggiunge però sulle sue gambe l'esterno del campo, quindi lo rivedremo a breve in campo. Rimessa che sarà per l'Insieme Ausonia, non ci dovrebbe essere la restituzione del pallone. La gioca Senzio di testa di Vito, nulla da fare, il pallone che viaggia verso l'esterno in zona metà campo. Pirolozzi,
lancio in mezzo di Emma, di testa allontana la squadra ospite. Poi azione pericolosissima da parte di Gioia, nulla da fare per la Sony, il pallone ancora giocabile, poi finisce in corner. Pallone in mezzo di Vito, la gira dentro su questa azione di corner, cambia il risultato, di Vito la mette dentro, 1-0. Quando siamo al 38esimo, ancora una volta il difensore goleador di Vito su corner, una mischia in aria, la risolve lui. 1-0, si torna in mezzo, una Sonia che aveva bussato già con Gioia in precedenza, ha trovato uno splendido gol, adesso con Di Vito. Tanto il pallone che riparte per l'insieme a Osonia. Sfera che sarà messa, è messa fuori, sarà giocata dalla squadra ospite. Pallone che va verso Miccio, intanto rivediamo il gol con il corner calciato da Emma, la mischia in aria, di Vito si ritrova il pallone tra i piedi e poi la gira dentro, e l'esultanza di Vito, questo pallone che si spegne adesso nella zona di Barlone. 1-0 allora, di Vito cambia la situazione ad Osonia quando siamo entrati praticamente al 40esimo minuto. Cambia la situazione, cambia anche la partita che farà il Casalbarriera d'ora in avanti. Non è che avesse disprezzato l'attacco in avanti il Casalbarriera, ma la Osonia adesso può giocare con più consapevolezza per poter difendere due risultati. Intanto lo stop di Di Palma, Emma in avanti recupera un fallo laterale, ma buona la sua avanzata su quella fascia di campo. È una Sonia che potrebbe essere devastante con Emma e Cocker sulle due fasce, vista la velocità che hanno i due giocatori. Fatto sta che sicuramente bisogna approntare qualcosa in mezzo, visto che due giocatori del genere che corrono in avanti ti costringono ad avere tre centrocampisti di peso che sanno interdire e soprattutto sanno giocare il pallone. Rimessa che sarà per l'insieme a Sonia, andrà a battere Quirino. Va alla battuta Pirolozzi, pronto a calciare in avanti. Pirolozzi che usa destro e sinistro con molta disinvoltura. Si è rivelato uno dei difensori più prolifici in questa stagione, ma soprattutto uno dei migliori. Pallone fermato per questo fallo. Pallone che si è giocato da Barlone. Lancio in avanti a cercare la punta centrale che riesce a intervenire. Buono il pallone di Colapietro, poi qui Quirino in affanno, si perde la sfera su Miccio. Messa battuta il ponte verso Rocchi, cioè forse fa l'albero, dice no, nulla da segnalare, allora può ripartire Pirolozzi, palla a piede, la dà verso Baglione, c'è il contropiede che può partire, sfera che resta lì, poi Pirolozzi alimenta verso Emma. Emma c'è fuori gioco, però il direttore di gara non ha visto la bandierina alzata, si alza adesso, arriva il fischio, chiamato subito il fuorigioco, e adesso tutti dall'altra parte praticamente, perché è ripartito in attacco la squadra ospite. Qui Emma va a guadagnarsi il cartellino giallo, 43esimo. Emma, anche lui
il taccuino dei cattivi. Due minuti la segnalazione del recupero, potrebbe essere di un minuto, massimo due minuti, non credo che sforeremo più di tanto. Sul pallone c'è Costantini. Pallone messo in mezzo, allontana Baglione. Può ripartire in contropiede Gioia. C'è Di Palma in mezzo, Gioia. Di Palma sul filo del fuorigioco, preferisce giocarla su Di Vito. Di Palma in mezzo per lui, il pallone alzato verso Emma. Nulla da fare per Di Palma, la mette fuori. Ha avuto un controllo facile Di Palma su questo pallone. Rilancio da parte di Barlone. Controllo di Lamanna. Di Palma commette fallo. Andrà a calciare il Casalbarriere in avanti. Bado non riesce a intervenire. Pirolozzi favorisce il ritorno da parte di Colapietro. Poi Bado può uscire palla al piede. Lancio in avanti per Emma. Emma si ferma, vuole ragionare, non può partire in velocità, si arrabbia il mister Pandolfi. Pallone torna dietro poi per Sensio. Si gioca lungo la linea difensiva. Tocco di Pirolozzi, che preferisce rientrare, il lancio in avanti e cercare il Baglione tra le linee. Passaggio per Di Palma. Di Palma macchinoso, ma riesce a servire per Gioia. Gioia in aria, il cross in mezzo, non c'è nessuno. Arriva Emma, ma in ritardo. Stato generoso in questa occasione Gioia, non c'è stato nessun tocco, peccato, un pallone ghiottissimo in aria. Lancio da parte di Lamanna, fallo commesso da Quirino. Un po' di dubbi in questo caso sulla scelta da parte del direttore di gara. Non sarà giocato dal Casalbarriera, però quarantaseiesimo, siamo già nel recupero, non abbiamo visto il cartello dell'entità del recupero. Non è calciato in avanti di testa, messo in mezzo, rimane lì. L'arbitro dice che può bastare così. Al 46esimo si chiude il primo tempo, al momento 1-0 il punteggio con gol di Di Vito al 38esimo, linea che va alla ripresa. Comincia secondo tempo di questa gara insieme a Osonia, che attaccherà da destra verso sinistra dei vostri teleschermi. In questo secondo tempo si riparte l'1-0, intanto Emma già è avanti con il pallone, il cross in mezzo, un pallone pericoloso e c'è il gol! Gol di Baglione! Baglione la mette dentro, 2-0! Praticamente... secondo tempo, Baglione cambia su un assist al bacio di Emma. 2-0, targato Baglione, che va a far compagnia
sul taccuino dei gol. A Divito, praticamente pronti via, 2-0 e palla in mezzo. Casalbarriera che adesso vede più complicata la situazione, non ci sono cambi però nelle due formazioni, questo ve lo possiamo dire per certo. Controllo intanto in avanti del numero 7, ospite Faccioli. Sensio chiude in qualche modo, può rilanciare in avanti, vediamo se ci riesce. Pallone che resta lì, allora Faccioli prova ad alimentare l'azione, il cross che non parte però. Pallone che resta lì, poi arriva il rinvio dalla difesa di Palma. Prova a controllare, pallone fermo, c'è un fallo da parte di Palma, centravanti che abbiamo già detto, arrivato dalla Sarnese durante questa settimana. Si è mangiato un gol, ma giustamente si può concedere una cosa del genere. Almeno alla prima, poi dopo si diventa più esigenti. Cross in mezzo, nulla da fare. C'è l'invio da parte dell'insieme Sonia, il pallone rimane lì. Occhi, c'è un uomo che è rimasto a terra. L'arbitro blocca tutto e chiama rigore. Rigore. Pronta a cambiare di nuovo la situazione. Calcio di rigore assegnato a Casalbarriera. Ammonito Gioia. Ammonito anche Gioia. 47esimo, Gioia sul taccuino dei cattivi. L'arbitro inamovibile, Rocchi ha già preso la posizione di battuta di questo rigore. Può cambiare di nuovo la partita allora. Rocchi contro Scognamiglio, questo sarà il calcio di rigore. Si vende tutto il tempo Rocchi, pronto a calciare. Parte Rocchi, il tiro, Scognamiglio, miracolo, para il rigore e si rimane sul 2-0. Il rigore parato da Scognamiglio. Cambiato il risultato ancora una volta, Scognamiglio parando questo rigore. Può ripartire insieme a Sonia, Gioia cavalca tutta la fascia, cross in mezzo e basso, può anticipare seccamente l'insieme la difesa del Casalbarriera, poi Divito rimane a terra, non c'è rigore, non c'è nulla secondo il direttore di gara, pallone per Emma, arriva il portiere Barlone, lo costringe a prendere vie laterali, poi cross in mezzo, Divito di testa mette di poco fuori. Potrà ripartire Barlone, ma è successo di tutto in questo inizio di secondo tempo, non siamo neanche al quinto minuto. Un gol dell'insieme a Sonia, un rigore parato da parte di Scognamiglio. Fermato adesso il pallone per un fallo. Piero Lozzi potrà batterla lui. Lancio in avanti di testa anticipata Emma, però il pallone resta lì, comodo per lui, il tiro a rientrare, che gol Jeremy Emma, questa è la sua firma, questo è il suo biglietto da visita. E che biglietto, signori miei, Jeremy Emma, 3-0 quando siamo al quinto minuto. Che gol però. Ha atteso il pallone, lo ha messo giù e ha calciato dove il portiere non poteva arrivare. 3-0, si torna a centrocampo. Casalbarriera che adesso deve recuperare mentalmente, perché praticamente ha avuto la sberla del calcio di rigore, la sberla di Baglione appena iniziata la gara, adesso un'altra sberla di Emma. Tanto Guirino va fuori tempo. Subisce però un fallo, potrà ripartire l'insieme a Osonia che sta mettendo giù una prestazione altamente convincente, soprattutto grazie ai nuovi elementi in rosa.
Bravo, bravo! Pallone lanciato in avanti, preda però del casello della barriera. Pallone controllato dalla linea difensiva, poi il lancio in avanti, esce bene Esenzio. Poi il pallone recuperato sul limite, anzi no, si è alzato la bandierina, quindi fuori era partito Emma. Fascia sinistra che sembra aver trovato due proprietari, Esenzio ed Emma. Intanto arriva un cambio, primo cambio della gara, 11-16, quindi va fuori Rocchi, il giocatore che ha sbagliato il rigore, va dentro Polizzani al sesto del secondo tempo. Rocchi che praticamente esce da fondo campo, va direttamente negli spogliatoi, non contentissimo. Esce il numero 11 Lorenzo Rocchi, probabilmente per lui di questa gara. Poliziani in campo, allora rilancio di Pirolozzi. Poliziani che ha preso posto, tanto un pallone che taglia tutta l'area dell'insieme a Sonia, finisce fuori. Poliziani che si è posizionato, pare in difesa, dovrebbe essere il centrale, anzi no, me lo sono perso, abbiate pietà di me, ma me lo sono perso, lo ritroverò sul campo, dovrebbe essere sull'esterno di fascia sinistra però, se non vado errato. Pallone che dovrà partire per Scognamiglio, riesce a intervenire Baglione, Di Palma caccia la sfera, ancora Baglione, alimenta, va Baglione, pallone per lui, arriva una buona guardia da parte del Casalbarriera sul giocatore che tocca palla. Allora, l'ho ritrovato Poliziani, è lì a sinistra, esterno di alto di sinistra, praticamente ha preso il posto secco di Rocchi. Arriva un altro cambio, entra il 18 Zanzucchi, esce il 9, quindi fuori Cola Pietro, entra Zanzucchi. Jacopo Colapietro, entra Valerio Zanzucchi all'ottavo del secondo tempo. Praticamente sta cambiando tutto l'attacco mister Pandolfi, che Zanzucchi si prende il ruolo di centravanti. Colapietro che si è portato in panchina, non ha lasciato il campo. Pallone che torna dietro nella zona di Pirolozzi, il controllo di Quirino, Badu, alimentazione verso Gioia. Ancora Quirino commette forse fallo, l'arbitro si fischia. Calcio di punizione per il Casalbarriera, proprio davanti a mister Gioia. Lancio in avanti, pallone che spiove in mezzo, messo fuori tempo Esenzio, da una spinta da parte del numero 10 Melone, palla fuori. Però aveva toccato il pallone Esenzio, quindi rimessa fuori della squadra ospite. E arriva l'ennesimo cambio, il terzo, farli tutti insieme, no. Melone, fuori Melone, il numero 10, entra Narciso Galasso al nono minuto. Praticamente cambiato tutto l'attacco. Per dovere di cronaca lo chiameremo solo Narciso. Rimessa, battere per il Casalbarriera, il pallone che rimane lì, il cross in mezzo sul secondo palo, può parare tranquillamente Scognamiglio e far ripartire i suoi. Il numero 17 Riccardo Narciso Galasso. Scognamiglio pronto al rilancio, mentre si scaldano anche i giocatori per l'insieme a Osonia. Dovrebbe essere Radu, se non vado errato. Tanto il controllo da parte di Emma, dribbling secco, saluta e se ne va. Va Emma, in mezzo c'è Gioia, preferisce la carta di Vito. Anticipato secco, può ripartire il Casalbarriera. Anche qui c'è l'anticipo secco su Zanzucchi da parte di Pirolozzi. Arriva un altro cambio per il Casalbarriera.
praticamente uno ogni un minuto e mezzo. Decimo del secondo tempo, 14-5, quindi va fuori Apostoli, poco impegnato, entra Morazio. Ne rimane uno solo fra un minuto e mezzo, ovviamente. Entra Gianluca Morazio. Cambiato rapidissimamente faccia la sua squadra, Pandolfi. Si fanno sentire i tifosi del Casalbarriera, risultato ovviamente di 3-0, però attenzione, Colombia è già sulla rimessa in gioco. Pallone toccato dal numero 16, Poliziani. Quirino in avanti, Di Vito, il cross in profondità per Di Palma, non può arrivare su questo pallone, riesce ad anticipare, c'è il fallo forse, l'arbitro dice di no. Azione da rivedere, era arrivato sul pallone Barlone, Di Palma aveva anticipato l'avversario, è rimasto a terra il numero 9. Un po' di dubbi, Di Palma sembrava non poter arrivare sul pallone, va Gioia a portare le proteste insieme a Sonia, ma l'arbitro è inamovibile. Pallone battuto per la squadra ospite che lo gestisce con Misano. Pandolfi che ha cambiato giocatori ma non ha cambiato faccia alla sua squadra, anche perché al posto di Apostoli si è messo Morazio, praticamente non cambia nulla. Un 98 per un 98. Pallone giocato da Miccio, resta lì, allora prova la squadra ospite a giocarlo per vie centrali. Lancio in avanti a cercare lo scatto di Faccioli, anticipato secco da Senzio. Mentre è pronto un cambio per l'insieme a Sonia. Allora in avanti per Di Palma, controlla lui, fa salire la squadra. Francesco Di Palma si ferma, il cross in mezzo sul secondo palo, a cercare secondo palo. Si fa per dire, praticamente sull'esterno di destra, a cercare Gioia, Di Vito, scivola Emma, peccato, potrebbe essere un bel controllo da parte sua, Senzio, buona guardia per lui, comodo e disinvolto verso Pirolozzi, entrerà forse Pascarella, anzi no, è Cassini, Cassini il giocatore pronto ad entrare, Senzio anticipa l'avversario senza fallo secondo il direttore di gara. La manna di Palma, lo stop a seguire, la mette verso Emma, va il numero 7, il lancio a rientrare per Di Palma, è quasi telecomandato Di Palma, il pallonetto e c'è il gol, ma l'arbitro annulla tutto, fuori gioco, ancora un'invenzione di Di Palma, mentre va fuori la manna e dentro Cassini, staffetta Emma, l'ha inventata ancora una volta Jeremy Emma, ma Vincenzo da Manna entra il numero Di Palma, è stato pescato in fuori gioco. 14esimo, primo cambio nella Sonia, entra Cassini, va fuori la Manna che comunque ha disputato una buona gara, si era persa Tiziana Palombi in questo caso, tornando da Barlone. Pallone di Pirolozzi di testa, si rimane lì, anticipa Quirino l'avversario, commette fallo, non si alzano cartellini però. Cassini in campo allora a posto del centrale la manna, buon test per lui prima da titolare sul campo dell'insieme Osonia, fatto ha ben figurato, rientra Cassini. Ottimo centrale anche lui, infatti ho detto già in fase di presentazione, Mister Gioia avrà un bel imbarazzo dalla scelta per la difesa centrale, anche perché c'è Colacicco che è sulla via del recupero. Sul pallone è pronto a calciare Narciso,
Va Narciso, il tiro a rientrare, scogna Miglio in due tempi, non c'è nessuno sulla ribattuta. Può tranquillamente gestire e ripartire insieme a Sonia. Adesso vicino al gol del 4-0 di Palma, beccato sul filo del fuorigioco da un grandissimo pallone di Jeremy Emma. Badu qui saluta e se ne va, ma subisce fallo. C'era quasi un giallo, potremmo dire così. Molto al limite l'azione. Pallone che si ferma e sarà da giocare, anzi già ripartito da Badu, che non ha avuto danni. Si scalda praticamente tutta la panchina, tranne Mariniello, per l'insieme a Osonia. In realtà Mariniello è probabilmente Rado. Intanto un pallone avanti, Gemma, esce Barlone. Altra azione pericolosa per il nuovo numero 7 dell'insieme a Osonia. Andiamo a vedere poi la numero 7, che normalmente di Cocker, quale proprietario avrà nel momento in cui giocheranno entrambi i giocatori, anche se credo che Emma non disdegnerà il 10. Staremo a vedere, fa parte ovviamente delle curiosità. Badu, lui la sua numero 4 se la tiene stretta. Cassini la allarga verso Quirino, ottima la sua prestazione oggi. Poi non riesce a proseguire di Vito il pallone. Sfera lanciata in avanti a cercare Faccioli. Faccioli che spazia da una parte all'altra del campo. Subito fresco fallo. Calcio di punizione sulla tre quarti. Non convintissimo il Casalbarriera adesso in attacco. Sale adesso da Manforte, uno dei due centrali, si tratta di Misano. C'è anche Zanzucchi che ha un buono scatto di testa e Morazio, l'altro centrale difensivo, mentre praticamente dietro rimangono solo Narciso e Miccio. Calcio munizione, Narciso alza, anzi Quirino alza di testa un campanile che poteva essere pericoloso. Poi serie di batti e ribatti, in qualche modo esce l'Ausonia, non ci sono falli. Alimenta l'azione il numero 2 Viola, palla messa fuori. Viola pronto alla rimessa in campo. Controfallo. L'arbitro ordina la rimessa a contrario, a mani invertite, potremmo dire così. Sarà Quirino a batterla. La Sonia che adesso sta giocando con un under in più in campo, vista la presenza di Cassini. Intanto c'è il fallo su capitan Luigi Gioia. Si scalda anche Salvatore Mallozzi, probabilmente sarà lui una delle carte utilizzate da Mister Gioia, ma intanto è già pronto un cambio. Emanuele Pugliese è già lì. Entrerà il numero 13. Si tratta di Emanuele Pirolozzi e a questo punto azzardo uno a centrocampo tra Baglione, Di Vito e Badu. Io credo più Di Vito o Baglione. Baglione, dai, battezziamo per Baglione. Vediamo Mister Gioia che lettura ha avuto, se è differente dalla mia. Lancio in avanti di Pirolozzi, a meno che non si vuole ripiegare in difesa. A questo punto togli uno tra Gioia e Emma e metti Pirolozzi avanzando Baglione, ma tanti sì e tanti ma. Pallone lanciato in avanti dove può fare buona guardia a Barlone con comodità, si prende la sfera, riparte Miccio. Poliziani, tanto vanno fatti i complimenti ai tifosi dell'accesso a Casalbarriera, perché praticamente hanno tifato per la loro squadra anche sotto sul 3-0, non stanno zitti un secondo, anzi sostengono i loro giocatori, così che il tifo dovrebbe accompagnare la propria squadra soprattutto nei momenti più difficili. Pallone giocato da Gioia, di Palma lancia in avanti a cercare Emma, c'è fuori gioco, però nulla da fare per lui. Arriva il cambio, dentro Pirolozzi, vediamo chi va fuori. Va fuori il numero 11,
si tratta di Baglione. E qui Gioia conferma la mia lettura. Dentro Emanuele Pirolozzi, fuori Baglione. Insieme a Osonia esce il numero 11, Sandro Baglione. Entra il numero 13, Emanuele Pirolozzi. Cambia nulla, praticamente, perché al centro del campo si posiziona Pirolozzi. Prende la stessa posizione di Baglione, quindi non cambia nulla dal punto di vista tattico. Cambia solo l'interprete, potremmo definirlo così. Pallone giocato al Casalbarriera. Di testa Badu. Va Emma. Messo a terra. Un Emma da 8. Quest'oggi, data imprevedibilità, ha segnato un gol magistrale. Non si poteva chiedere di più a un esordiente in campo, che poi è approdato in casa in Simosonia mercoledì, quindi subito in campo. Sfera nella zona di Barlone. Siamo al 22esimo, praticamente a metà del secondo tempo. Testa Pirolozzi, sfera che rimane sul centrocampo. Passaggio a cercare Miccio, il capitano propone in avanti, lo stop a seguire, alimenta l'azione numero 8 Costantini, su di lui però il ritorno di Divito, si è ben districato sulla mediana, lui che ha sempre giocato da difensore, anzi da terzino. Gioia, se ne va palla a piede, c'è Emma, non si alza la bandierina, Emma è solo, vediamo se cerca il centro di Palma. Non arriva sul pallone, poi Gioia, il tiro, e qui Barlone ci mette una pezza, si è mangiato un gol da Sonia, possiamo dirlo ad alta voce. Un'ottima azione con Gioia, che aveva cercato in mezzo Emma, aveva inventato un ottimo pallone. Intanto sfera che torna nella zona di Cassini, mentre c'è un giocatore della squadra ospite che era rimasto a terra, non avevamo notato, è entrato in campo Sensio, l'accelerazione, prova a volare sulla fascia, si ferma, cerca un compagno, cerca Pirolozzi, nulla da fare perché gli ha soffiato il pallone il numero 18 Zanzucchi. Pirolozzi però si rifugia in zona Scognamiglio. Cassini per Badu, si gira Badu, può far proseguire il pallone, va Badu per vie centrali, spezza la mediana, cerca Gioia che però è terminato in fuorigioco. Si sono praticamente seduti alcuni giocatori dell'insieme a Osonia, rimangono solo due a scaldarsi. Lancio in avanti, Cassini chiude tutto, può rilanciare, Di Palma prova a attaccare questo pallone, lo fa suo. Lancio in avanti, vediamo se Gioia riesce ad alimentare l'azione. Palla a piede, Gioia, vertice dell'area, si ferma, si libera il difensore, arriva alla corrente di Vito. Di Vito si carica per il tiro, forse ha perso un tempo di gioco. Fa buona guardia, Casalbarriera adesso può giocarla con Poliziani. Con calma Miccio. Pallone giocata ancora su Miccio. Poi in affanno, in questo caso Narciso. Miccio sbroglia la matassa, appoggia su Zanzucchi, arriva su di lui Badu, gli soffia via il pallone, Senso lo tiene giocabile, Pirolozzi, tutto chiuso, Pirolozzi non riesce a tenere il pallone giocabile, gli ruba la sfera il numero 16, Poliziani che adesso appoggia via per Narciso per vie centrali, sul numero 4 Ciampini ancora per Miccio. Miccio cerca il cross, teso, anticipa tutti di testa a Pirolozzi, vediamo se Quirino riesce a evitare il fallo laterale, non è così, palla fuori e rimessa laterale in attacco per il Casalbarriera, sotto di 3-0 con un rigore parato da Scognamiglio. Quando siamo al 25esimo, 20 minuti alla segnalazione del recupero, Cassini anticipa il diretto avversario, pallone che resta lì però. Sfera in mezzo e qui praticamente c'è una serie di errori,
Casal Barriera non riesce a cercare la porta di Scognamiglio. Allora Lausonia che riparte con Emma Misano di testa verso Narciso, vediamo se riesce a anticipare Emma, non lo va a fare. Senzio, batti e ribatti, Miccio, poi il pallone è comodo per Pirolozzi, si prende lo spazio Pirolozzi per poter rinviare, lancio in avanti, Di Palma lotta con Misano, non c'è fallo sul direttore di gara. Narciso supera la metà campo, il lancio in avanti, Pirolozzi controllo in modo abbastanza avventato, in questo caso può starci il fallo. Pirolozzi che è un difensore molto acrobatico, in alcuni casi può incappare però in falli del genere. Arriva il cambio, l'ultimo per il Casal Barriera. Vediamo chi entra in campo, dovrebbe essere il numero 13, Valentini. Infatti è così, dentro Valentini. Per il primo fer Casal Barriera esce il numero 8 Tiziano Costantini, entra il numero 13 Daniele Valentini. Esce Costantini, dentro Valentini al 26esimo. Ultimo cambio, non ce ne saranno più per il Casal Barriera. Fuori Costantini. Mentre veramente è rimasto solo Pascarella a scaldarsi per l'insieme Osonia, mentre Radu è già pronto a trovare il campo. Si torna al centro dell'area perché c'è un calcio di punizione che può impensierire Giovanni Scognamiglio, lo vedete lì accucciato vicino al palo nella parte destra del vostro teleschermo. Calcio punizione, potrebbero battere Narciso o il numero 13 Valentini, appena entrato, anche se sembra più convinto nella partenza il numero 2. Infatti è così, calcio punizione, si abbassa tardi il pallone per Viola, nulla da fare. Pronto ad entrare Radu, potrebbe concedere gli applausi a Jeremy M, allora Mister Gioia. O al massimo scegliere il cambio con Gioia, ma Radu un esterno di sinistra per lo più, quindi potrebbe cercare gli applausi per Jeremy Emma. Senzio, pallone lanciato in avanti, era in ripiego di Palma, Emma sembra poter arrivare, nulla da fare, pallone lanciato in avanti, Pirolozzi la sua chiusura, anticipato Zanzucchi, va Emanuele Pirolozzi, si ferma, preferisce ragionare, allora riparte da dietro con Senzio. Senzio si libera del diretto avversario Zanzucchi, si ferma, allora Badu con calma, Lausonia con Pirolozzi che porta a passeggio il pallone, non ha alcuna intenzione di velocizzare, esce adesso dalle retrovie Ciampini, Cassini lancia in avanti, Emma non riesce a intercettare Badu. Poi Di Vito, si è un po' eclissato Di Vito in questo frangente del secondo tempo, anche se Lausonia gioca spesso e volentieri. Intanto c'è fuori gioco per Di Palma, arriva il fischio del direttore di gara. Arriva il cambio, allora è pronto Radu. Si prenderà gli applausi Jeremy Emma. C'era il posto a Badu, a Radu, scusate. Tanto qui Cassini sbroglia la matassa che si era fatta complicata. Di Vito per vie centrali, non riesce a trovare Emma. Eclissato dietro due giocatori gialli. Poi c'è il fallo da parte di Senzio. L'arbitro blocca tutto. Arriverà il cambio. Fuori Emma. Quando siamo al 30esimo, applausi per lui perché veramente ha cambiato la gara. Va dentro Radu, numero 17. Per l'insieme Sonia esce il numero 7 Jeremy Emma, entra 7 il numero 17 Lorenzo Radu al 30esimo del secondo tempo. Applausi per Emma, migliore in campo per l'insieme Sonia. Non me ne vorranno gli altri, ma quest'oggi ho messo una bella firma su questa vittoria.
il pallone in mezzo da parte del numero 17 Narciso, spazza fuori Badu. Non è giocato, forse un controllo con un braccio di Zanzucchi, infatti è così. Con calma Scognamiglio, 31esimo, quarto d'ora da giocare, con il Casalbarriera che sta timidamente cercando il gol della bandiera, ma ovviamente Lausoni non è dello stesso avviso. Di testa il numero 16 Poliziani, Gioia non riesce ad anticipare Narciso, poi il controllo da parte di Ciampini, sfera ancora di Ciampini, alimenta l'azione, si può stendere con il numero 7 Faccioli, il Casalbarriera, poi arriva in seconda battuta Di Vito che da buon difensore spazza via. Di Vito a centrocampo è una soluzione che può aiutare anche in difesa in alcuni casi, perché praticamente riesce a districarsi bene. Gioia dà un'occhiata alla panchina, è pronto Pascarella, Pascarella a questo punto che potrebbe fare la staffetta con Gioia. A quel punto la fascia di capitano potrebbe andare sul braccio di Pirolozzi, o Emanuele Pirolozzi o Nicola Pirolozzi. Palla fuori, ottima la prestazione anche di Quirino, esordio quest'oggi da titolare, sta figurando bene il giovane di casa Ausonia. Pallone messo in mezzo a Casalbarriera, nulla da fare, non passa la sfera, poi non ci si pensa su due volte, via spazzato il pallone anche se aveva già superato la linea di fondo campo. Un mister Gioia rivoluzionario, potremmo dire così, in questo ritorno in panchina. Tanto pallone battuto basso per Ciampini, esce su di lui alla grande Di Palma, sradica un ottimo pallone, fa salire tutta la squadra, poi appoggia su Gioia. Gioia la dà sulla corsa per il numero 17 Radu, c'è Cassini praticamente dall'altra parte, ne esce un tiraccio, un cross da parte di Badu non tanto gestibile, infatti Cassini blocca il pallone, scivola, poi Di Palma di testa, palo, e qui Cassini aveva fatto un tiro cross stupendo, guadagna il corner insieme a Sonia, ma bravo Cassini che da esterno sinistro messo in mezzo un ottimo pallone per Di Palma. Non sarà della gara Mario Marinillo, mentre è pronto un cambio, entrerà Pascarella col numero 18. Lascia il campo Senzio, no, Quirino, va fuori il numero 2 Quirino. Applausi per Quirino, positiva la sua prestazione. Entra il numero 18, Marco Pascarella. No, è uscito Quirino, devo correggere il buon Peter Ercolano che ha segnalato Senzio, ma è uscito Quirino, è entrato Pascarella. Cambia niente, 99 per 99. Però Pascarella è uno esterno offensivo. Esce il numero 2, ecco, arriva Quirino. Tanto il calcio d'angolo, respinge con i pugni Barlone. Senzio gioca lui all'indietro per Radu, cambierà sicuramente lo schema dell'insieme Sonia, ma credo che sia Di Vito adesso a prendersi il ruolo di terzino destro lasciato da Quirino, e Pascarella si prende il ruolo di esterno alto con un centrocampo che è da disegnare, perché io vedo in campo Gioia e Radu che sono abbastanza offensivi come giocatori. Pascarella è un altro giocatore che preferisce giocare sulla tre quarti, infatti si è messo lì a sinistra, probabilmente l'interno lo farà Radu. Badu si perde il pallone, qui Pirolozzi allontana il pallone, l'arbitro chiama il pallone di riserva, trentacinquesimo, 10 minuti, controllo nella zona di Senzio da parte di Poliziani, non è che resta lì, concede il corner però la squadra di casa,
Patton, anche Capitan Gioia, praticamente la Osonia è tutto compresso, adesso solo Pascarella alza un po' il baricentro. Pallone in mezzo, il Casal Barriera trova il gol. Gol del Casal Barriera. Il marcatore dovrebbe essere Ciampini. No, non è Ciampini. E il numero 16, si tratta di Poliziani, quindi cambia risultato 3-1 con Poliziani al 36esimo. Situazione da corner, la mette dentro. 3-1, adesso il Casal Barriera vorrebbe quasi cominciare a crederci, deve essere la Osonia a spegnere definitivamente il piccolo fuoco che si è acceso per il Casal Barriera. Radu, pronta anche la carta numero 15, Mallozzi, per lui sarebbe un ritorno in campo, attaccante della Juniores. Il cross in mezzo Pirolozzi e qui Badu anticipa Faccioli che era pronta alla rovesciata. Pirolozzi spazza via, Di Palma in qualche modo controlla, battuto da parte di Misano. Buona prestazione di Di Palma che però non ha trovato il gol. Calcio menzione che sarà battuto da Pirolozzi, 7 minuti al recupero, lancio in avanti a cercare Gioia che adesso ha preso posizione a sinistra con Pascarella a destra. Intanto c'è un piccolo battibecco tra Sensio e un avversario, l'arbitro blocca tutto. Viene richiamato però anche un giocatore del Casal Barriera. Si tratta del numero 3 Miccio. Ammonito sia Miccio che Sensio praticamente. 38esimo. Calcio menzione che potrà ribattire per Casal Barriera. Lancio in avanti Pirolozzi di testa, riesce a anticipare, poi Gioia non riesce a intercettare lui il pallone. Badu all'indietro per Sensio, il rinvio verso Di Palma, non intercetta Di Palma, c'è l'intervento del numero 14 Morazio. Controllo da parte di Cassini, lancio in avanti, Pascarella sembra crederci su questo pallone, vediamo se riesce a intervenire, lo tiene giocabile, poi recupera un fallo laterale, ultimo a toccare proprio lui, peccato perché si era speso il numero 18 su questo pallone. La battuta verso Ciampini, prova a superare Badu, i due si accompagnano, poi lancio in avanti Cassini, in ritardo arriverà la munizione anche per lui. 39esimo, anche Cassini. Una Sonia che è calato vistosamente con l'uscita di Emma, non perché sia uscito Emma, ma coincide proprio con quel minuto presso a poco, anche se già si era chiusa a riccio la squadra di Mister Gioia. Calcio di punizione sulla tre quarti, un bel pallone a spiovere in mezzo. Cross in mezzo di testa, pallone alzato, è messo fuori da parte del numero 18 Zanzucchi, classe 99, abbastanza interessante come giocatore. Scognamiglio pronto al rinvio. Vasco Emilio di testa e Casal Barriera, poi Cassini rilancia in avanti, Pascarella di testa è pronto ad entrare, Mallozzi, Radu
pezzo di Vito, il lancio in avanti. Masonia con la difesa 4 composta di Vito, Cassini, Senzio e Pirolozzi. Qui di Vito un po' in ritardo su questo pallone, anticipato da Zanzucchi. Miccio tocca lui fuori, arriverà il cambio. Arriva il cambio, fuori, abbastanza leggibile, il numero 9 Di Palma, dentro Mallozzi. Per l'insieme Ausonia esce il numero 9 Francesco 41esimo. Di Palma, entra il numero 15 Salvatore. Terminati Mallozzi. I cambi per la squadra di casa, non vedremo Mariniello, non ci sarà l'esordio da parte di Cambone. Che sarà da giocare per la squadra ospite, mentre Mallozzi va a prendersi la posizione di punta centrale, lui che ha giocato nel Minturno, poi il viaggio in Serie D nel San Benedettese, tornato quest'anno nel campionato d'eccellenza, gli aveva concesso qualche minuto Mister Gioia all'inizio del campionato, dopodiché tanta juniores, torna a vedere il campo l'attaccante numero 15, minturnese. Calcio e punizione dalla tre quarti. Sarà pronto il pallone a spiovere da parte di Valentini. Valentini il pallone verso Scognamiglio. Comodo il suo controllo. Scognamiglio attende per il rinvio, non ce n'è fretta. 42esimo, la gioca Cassini, parte da lui il rinvio, pallone verso Mallozzi, anticipato, controllo da parte del Casalbarriera che comunque sta facendo densità nella metà campo dell'Ausonia. Narciso l'attacca a Badu, ancora Narciso deve ripiegare all'indietro, lancio in avanti, preda però di Di Vito, di testa alimenta verso Radu, Pascarella l'appoggio con il compagno di squadra numero 17, va Pascarella, il lancio in avanti non è utilizzabile per Mallozzi, può Barlone rilanciare in avanti, Di Vito, sfera che quasi si ferma in aria, Cassini, forse un fallo ai danni di Di Vito, pallone che è stato allontanato. Badu, sarà lui a giocarla. Cassini la batte praticamente su Badu, deve ritornare sul pallone, qui un errore vistosissimo. Ausonia sembra essere uscito dal campo in questo frangente. Cassini sbilanco verso Di Vito. Pallone controllato in qualche modo da Radu, esce bene, serie di dribbling, poi messo giù, c'è il fallo da parte di Narciso. Fa assaggiare il terreno a Radu, ma ovviamente nulla di cattivo. Pallone che riparte con Pirolozzi, arriverà la segnalazione, recupera breve, anche se le due squadre sembrano non avere voglia più di giocare. Miccio rinvio, Senzio di testa, il pallone rimane lì, ci arriva Gioia in qualche modo, 90 minuti per Gioia quest'oggi. Emanuele Pirolozzi addirittura chiama in causa Scognamiglio, Scognamiglio andrà a rinvio lungo, pallone lanciato in profondità, Mallozzi ancora non ha toccato palla, numero 15, Di Vito prova a alimentare l'azione, adesso arriva il tocco di Mallozzi. Passaggio a cercare Pascarella, l'accelerazione di Pascarella, chiede troppo forse al dribbling, impatta contro l'avversario, si accontenta del rinvio dal fondo. Pascarella doveva magari cercare un passaggio prima, ci sta purtroppo in alcuni casi di voler mettersi in mostra da parte di alcuni giocatori che partono la panchina, fa parte del gioco. Hanno questi minuti, soprattutto i giovani, per dimostrare a Gioia che le scelte sono giuste e che bisogna puntare su di loro.
rimessa laterale, un minuto di recupero, vedo un 5 ma non credo che sia 5 minuti di recupero, anche perché sarebbero esagerati per una gara del genere. Siamo già al recupero, 3 minuti di recupero, di cui uno è già andato via abbondantemente. Lancio in avanti del Casal Barriera su Faccioli, il cross in mezzo di Faccioli, Sensio alle prese su Zanzucchi, non riesce a girare in maniera pericolosa Zanzucchi, Scorni Emilio comunque si esibisce in questa parata, che si dovrebbe scaricare il cronometro. Pallone verso Pascarella, non riesce ad anticipare l'avversario. Controllo di Ciampini, uno dei migliori del Casal Barriera. Di Vito, sfera che resta lì però, ancora Di Vito, esce a testa alta. Riesce a giocarla per Emanuele Pitolozzi, allarga verso Senzio che non si ravvede il pallone a metà tra Gioia e Senzio. Allora può alimentare Miccio con Senzio che rimane in box praticamente. E qui Pitolozzi, una cerniera efficace in questo frangente. Ciampini, molto corteggiato Pirolozzi nel campionato di eccellenza, ma giustamente con questi numeri è normale che venga ricercato. 3-1, ultimi 30 secondi, cross in mezzo, Ciampini la gira, Scorni Emilio la parata, pallone che resta però giocabile per il Casal Barriera. Cassini, sfera che resta lì in mezzo, poi Emanuele Pirolozzi rinvia verso Pascarella, va Pascarella, riesce a far viaggiare in avanti, ma Lozzi non recupera il pallone, di testa Di Vito, di testa Cassini, serie di batti e ribatti, il Casal Barriera che vuole chiudere in avanti, perché no, mettere il 3-2, poi Gioia, l'arbitro dice che può bastare così però, al 48esimo e 10 secondi, dice che l'Ausonia porta a casa 3 punti, vince la gara con i gol convincenti di Di Vito Baglione e Jeremy Emma. Ottimo questa Ausonia rivoluzionario di Gioia, un ringraziamento proprio a Tiziana Palombi che ha guidato la parte tecnica delle nostre riprese, e ovviamente si va negli spogliatoi per il post gara con le interviste. Francesco Di Palma, è mancato solo il gol alla tua prestazione oggi. Sì, purtroppo come inizio non è stato male, però purtroppo oggi un po' la sfortuna mi ha condizionato, ho preso un palo, però comunque l'importante è che abbiamo portato questi 3 punti che servono il proseguo del campionato. Un buon inizio, anche perché comunque ci siamo aggregati 2-3 persone nuove. La squadra penso che sia girata bene, abbiamo avuto parecchie occasioni da gol. Credo che se continuiamo così possiamo togliere tantissime soddisfazioni. Siete arrivati in 3 in settimana, com'è stato il tuo approccio qui all'insieme Ausonia? Io sono arrivato quasi nel fine settimana e credo sin da subito, diciamo, i miei amici mi hanno accolto benissimo, anche perché qualcuno già lo conoscevo, qualcun altro che era come me di Napoli, e una grandissima società, e è stato veramente piacevole venire qua. Mister Pandolfi, arrivavate da un buon periodo perché Casal Barriera si è rilanciato in classifica in maniera convincente, secondo me, dopo un inizio che sembrava complicato, però avete trovato davanti un insieme a Ausonia che forse era galvanizzato in questa giornata. Assolutamente, sono stati più bravi di noi, nulla da dire, siamo noi e abbiamo fatto una pessima partita, approcciato malissimo il secondo tempo dove dovevamo fare molto di più e niente. Abbiamo regalato 2 gol, regalati, però loro sono stati più bravi, complimenti a loro assolutamente.
quanto ha pesato il rigore parato su quella che poi è stata l'economia della sua squadra? Tantissimo, secondo me tantissimo, perché se facciamo gol su rigore la partita si riapre e non so come va a finire, assolutamente, perché poi è normale, la squadra avversaria magari si abbassa un po', tu prendi coraggio e questo è, insomma. È un campionato d'eccellenza che però praticamente con qualche vittoria in più ti ritrovi a lottare con le grandi là davanti e con qualche sconfitta in più rischi di trovarti nei play-out. Assolutamente sì, purtroppo la mia società ci ha portato a cena al ristorante De Gracco e ci hanno 10 euro per pagare il conto, per cui io adesso ho chiesto rinforzi, vediamo che succede in settimana, perché altrimenti non so se si può andare avanti in questo modo. La palma di migliore in campo te la leva solo Emma, perché ha segnato un gol stupendo, ma Giovanni Sconemiglio ne ha fatto uno di gol parando il rigore che ha spento definitivamente il Casalbarriera. Sì, sì, l'importante era portare a casa i 3 punti oggi e ci tenevo a non prendere gol, purtroppo è arrivato su calcio d'angolo, però dai, sono felice perché comunque era un periodo dove non riuscivamo a fare i 3 punti e sono contento per la squadra. È un reparto difensivo che è consolidato e che in alcuni casi è anche giovanissimo, perché tra te e Cassini praticamente parliamo di 98-99, siamo giovanissimi, è una zona che deve partire proprio dalla difesa. Sì, sì, con Cassini, poi con Lamanna e Nico che ci mettono l'esperienza, comunque Sensio come terzino a sinistro, a destra poi Benedetto, andiamo sicuri, quindi siamo solidi, anche se siamo giovani ci siamo. Che impressioni hai di questo insieme zone? Siamo alla 15ª giornata, ormai ti sei ambientato alla grande. Sì, sì, no, come società veramente non ci fa mancare nulla. Veramente mi trovo bene con il gruppo, i ragazzi sono fantastici e diciamo che ci possiamo divertire, dai. Mister Gioia, io ho definito rivoluzionaria la scelta della formazione, perché tanti giocatori quasi cambiati di vita a centrocampo. Che partita è stata prima di tutto questa col Casalbarriera e poi perché queste scelte? Molte scelte sono state dettate dalla forma fisica di qualcuno che ancora non è al meglio, vedi Emanuele Pirolozzi, anche perché in settimana l'avevo provato, poi parlandone con lui non mi aveva assicurato che potesse reggere la partita, quindi ho provato a fare questo tipo di soluzione con Di Vito, che su a Galluccio qualche volta l'avevo già provato, quindi non è stata una scelta così avventata, assolutamente no. Poi avevo visto bene Quirino già prima che andassi via, l'ho ritrovato che stava bene, quindi forse è stato giusto dargli fiducia, poi mi ha ripagato con un'ottima prestazione. E poi altri che sono rimasti... Vabbè, lasciamo così, ho visto un Di Palma appena arrivato che si è subito ambientato e Emma che praticamente ha segnato un gol da Cineteca. Sì, sono due giocatori sulla quale noi puntiamo moltissimo, ho parlato con loro in settimana, ci ho parlato questa mattina prima della partita, sono stati due acquisti che abbiamo fatto pensando bene quello che andassimo a prendere e poi fortunatamente la partita ci ha dato ragione, al di là del gol sia Francesco che Jeremy hanno fatto una grossissima partita ed era quello di cui noi avevamo bisogno, insomma. Prossimo turno, ormai le grandi le avete affrontate tutte, adesso avete da affrontare la media classifica e soprattutto adesso con queste squadre bisogna far punti per l'Insieme Osonia. Domenica si aspetta Latina, che se si è vinto oggi comunque è prima in classifica, ma al di là di chi andremo ad affrontare, era importante oggi, ne avevamo parlato anche con te in settimana, ne avevamo bisogno di questi 3 punti, al di là della classifica che è sempre importante, proprio per cercare di iniziare di nuovo a lavorare con tranquillità e serenità come abbiamo sempre fatto e si sa che i risultati poi aiutano a lavorare in questo modo. Ci prepariamo come abbiamo sempre fatto anche per andare a Latina, consapevoli che comunque possiamo andare a fare la nostra partita. È un mister Gioia che forse in settimana scarterà qualche altro pacco regalo, perché la società si sta muovendo, però al momento può essere soddisfatto di quello che è il suo cantiere. Sì, io avevo chiesto un esterno ed è arrivato Emma, avevo chiesto una punta ed è arrivato Francesco Di Palma, quindi ho chiesto qualche altra cosa, la società lo sa e mi hanno assicurato che arriverà qualche altro giocatore che ci può dare una mano. Andrà via sicuramente qualcuno, senza fare nomi, che io loro lo sanno e io li ringrazio e li saluto con molto affetto.